Abbiamo detto che un campo magnetico può essere prodotto da delle cariche elettriche in movimento, quindi da una corrente elettrica. Vogliamo adesso stabilire il legame fra la corrente elettrica e l'intensità del campo magnetico. Consideriamo un caso generale, supponiamo un conduttore qualunque del quale ne esaminiamo un tratto, che poi ovviamente prosegue, percorso da una certa corrente elettrica E, questo conduttore si trovi nel vuoto e vediamo il campo che questo conduttore è in grado di generare rispetto a un punto qualunque, supponiamo questo, un punto P nello spazio vicino al conduttore. Allora, per compiere questa analisi, consideriamo un tratto di conduttore di lunghezza infinitesima ds, il tratto di conduttore di lunghezza ds, consideriamo un vettore tangente al conduttore nel punto ds avente un modulo dato da I ds, dove appunto in questo caso ds rappresenta il vettore lunghezza del tratto infinitesimo che stiamo considerando del conduttore, appunto con direzione tangente al conduttore stesso. Esso sia R il vettore che rappresenta la distanza del punto che stiamo prendendo in considerazione dall'elemento infinitesimo di conduttore ds, quindi l'angolo fra i due vettori sia θ. Allora, in questa schematizzazione, sperimentalmente risulta che il contributo al campo magnetico B infinitesimo dovuto al tratto infinitesimo di conduttore ds percorso da corrente, quindi il contributo infinitesimo al campo magnetico, all'induzione magnetica lo indichiamo con dB, questo, appunto vi dicevo sperimentalmente, risulta essere uguale, avere questo modulo, una costante chiamata mu con 0 diviso 4π greco per la corrente I per l'elemento infinitesimo ds per il seno dell'angolo θ diviso r quadro, la distanza tra l'elemento ds di conduttore e il punto P che stiamo considerando. Quindi questo è il contributo al campo magnetico dovuto all'elemento infinitesimo ds, dove compare una costante, abbiamo detto in questa espressione, che è la un zero. Questo risulta avere valore una costante universale che nel vuoto vale 4 pi greco per 10 alla meno 7 con unità di misura, se la isoliamo da questa espressione, mu 0 sarebbe uguale all'induzione, quindi Tesla per metri quadri qui a denominatore, portati dall'altra parte, vanno al numeratore, diviso la corrente in ampere per la lunghezza ds,
che è ancora unità di misura metri, quindi sarebbe Tesla per metro diviso Ampere, e queste sono le unità che attualmente conosciamo nello studio dei campi elettromagnetici. In seguito risulterà che l'unità di misura mu0 viene espressa in Henry su metro. Vedremo in seguito che cos'è l'Henry. Dal punto di vista vettoriale, noi sappiamo che l'induzione magnetica è un vettore, quindi se vogliamo esprimere vettorialmente l'espressione del campo magnetico, avremo che il contributo dovuto ad ES sarà dato, lo indichiamo con dB vettore, sarà mu con 0 fratto 4 pi greco ancora, prodotto vettoriale I ds vettore R diviso la distanza R al cubo. Questa è la definizione del contributo del campo magnetico, più che la definizione, la determinazione del contributo infinitesimo al campo magnetico, all'induzione magnetica B dovuta all'elemento ds, se applichiamo la regola della mano destra, quindi I ds lo facciamo coincidere con l'indice della mano destra, il R lo facciamo coincidere con il medio della mano destra, la direzione del pollice ci dà la direzione di B. Quindi risulterà entrante, quindi lo indichiamo con una croce, il campo magnetico dB vettore risulterà entrante nel piano del disegno. Questa espressione di dB prende il nome di legge di Biot-Savart, sono due fisici importanti che hanno studiato i campi elettromagnetici, e questa è la legge che prende il loro nome, legge di Biot e Savart. Se volessimo l'integrale di B, cioè l'intensità totale, anzi il vettore induzione magnetica totale dovuta al conduttore percorso da corrente, dovremmo integrare lungo la lunghezza L del conduttore tutti i contributi infinitesimi dovuti ai singoli tratti del circuito, ottenendo appunto l'induzione totale prodotta dalla corrente circolante nel conduttore chiuso.